Ragazzi, buonasera, ragazze, buonasera e a tutti quanti quelli che ci ascolteranno. Innanzitutto volevamo dirvi che se vi siamo mancati oppure pensavate che non facevamo più questa cosa di Tele San Buceto, eccoci qua con l'amico Pierluigi. Un saluto a tutti i sambucetesi, a tutti i sangiovannesi e a tutti sempre. Coloro che ci vedono nel mondo. Tutti quanti, e vogliamo ingrandirci qua perché il canale YouTube è uno delle un viatico che per arrivare nelle case di tutti. Comunque volevamo dire, questa è la terza puntata che oggi avrà il piacere di intervistare un artista del nostro paese che abita a Ma più che un'intervista è una vera e propria chiacchierata. Una chiacchierata innanzitutto, e abbiamo il piacere di farvelo conoscere. Ma è un piacere? Per me è un piacere, è un grande onore. Perché trattasi di una cosa che a me sta a cuore, innanzitutto perché è giovane, secondo perché è un cantante e un interprete. La parola a Piero per intervistare. Marco, quindi noi stiamo anticipando questo personaggio che non ancora svegliamo nel nome e nel cognome, ma quanti anni ha? Cioè, tu hai fatto già tante cose fino adesso, di chi stiamo parlando? Di un quarantenne, di un cinquantenne? No! Parliamo di un ragazzo giovane, quindi ragazzi, ragazze, è una cosa bella, intrigante, affascinante, che vi piacerà. E volevo dire a Piero, classico esempio da seguire. Ed è un esempio da seguire perché, ragazzi, il talento lo dovete coltivare e lo dovete sempre, sempre farlo crescere, perché è una cosa importante che fa stare bene voi stessi e poi potete donare delle emozioni alle persone, e che è una cosa meravigliosa secondo il mio punto di vista. Allora, ogni vostro genitore, stiamo parlando con quei giovani, ma sicuramente le persone più adulte sapranno questo detto, c'era il famoso detto: impara l'arte e mettila da parte. Esatto, okay. Esatto. Anche se adesso non è facile, come parlavamo l'altra volta con il fratello di Cocò, il caro amico del Gallo, con tutti questi reality, questi The Voice, cose qua, sfondare. Noi nel nostro piccolo adesso vogliamo soltanto farvi conoscere e farvi valutare il talento di questo interprete paesano. Ci tengo a dire paesano, perché non dobbiamo sempre andare a vedere l'erba del vicino. Coltiviamo la nostra, è più buona. La nostra che è più buona. E a San Buce c'è l'erba, c'è l'erba buona. Non c'è nessun doppio senso, Piero, perché ragazzo uno può capire male. Diciamo il giardino è buono. Diciamo. Sì, ok. E prossimamente controlleremo anche le farine. Controlleremo anche le farine. Va bene. E il succhiettino. È arrivato il momento, vado alle ciance. Ecco, presentiamo subito. Ospite misterioso, hai 30 secondi per dire chi sei. Ecco l'ospite, ragazzi. E di chi si rufi. Ciao a tutti, io sono Lorenzo La Torre, ho 19 anni. E di chi si rufi? Sì. Beh, di Danilo, mio padre. Anche se a questo punto io penso che sia più importante dire che sono il nipote di Savino Di Tullio, che purtroppo è venuto a mancare allora, poco tempo fa. Un mio pensiero, Piero, posso spendere un minuto? Sì. Il caro Savino che ci ha lasciato, ma che a me mi ha dato tanto e ho avuto il piacere e la fortuna di averlo conosciuto, è stato insieme a lui, è veramente un grande uomo, una persona di grande spessore, del senso dell'umorismo unico, il quale ha avuto uno dei primi bar a Pescara dietro il Massimo nel dopoguerra, una persona che aveva da insegnare tante cose, e per me è stato un po' come un mentore, come un nonno che non ho mai avuto. Lo vogliamo ricordare e mandargli un bacione, perché veramente veramente gli vogliamo tanto bene, a un grande personaggio, Savino. Ricordate, grande Savino. Torniamo al il nipote, che è anche egli un personaggio, però vogliamo che ci parli dei suoi progetti e di quello che veramente è il suo essere un artista. A te la parola, caro. Allora, iniziamo magari con scaldiamoci con i progetti, poi entriamo nel merito dell'altra questione del cosa è essere un artista. Per quanto riguarda i progetti, appunto, è in programma, intanto in questo momento purtroppo sono impegnato con l'esame di Stato per concludere questo mio percorso liceale. È un percorso che abbiamo fatto quasi tutti,
quasi, ovviamente quasi, spero di in bocca al lupo innanzitutto per l'esito e spero di concluderlo al meglio. E successivamente poi appena riuscirò a riprendere un po' di fiato da tutti questi impegni, è in programma l'uscita di un altro videoclip di un altro brano inedito che per ora non svelo il titolo. Quindi ragazzi, mi voglio soltanto associare a questa cosa, il secondo videoclip vi inviterei poi, che leggerete magari nelle note del, a vedere anche il primo. Certo. Ti posso dire come si il titolo del tuo primo ufficiale videoclip? Io e Lorenzo, è stato realizzato in collaborazione con un autore di Sulmona che è Patrizio Maria d'Artista. Ecco, quindi abbiamo già scoperto che non è alle primissime armi. No, ma assolutamente. È una cosa che anche io ne sto rimanendo meravigliato e felicemente. Quando il suo papà mi ha presentato il suo video molto in una maniera molto fiera, quindi era fiero di essere il papà appunto di Lorenzo, io ho visto il video e un po' mi ha aperto il cuore in quel momento. Cioè, accadono tante cose brutte, si parla sempre di cose brutte in TV, aver visto un video di qualcosa fatto comunque da un nostro compaesano mi ha reso anche un po'. Questo è una cosa bella. Importante. Ti ha emozionato? Sì, mi ha emozionato. Mi ha toccato. Guarda, questa cosa che sto sentendo, perché noi dobbiamo sensibilizzare questo paese, perché sì, la crisi, ci sono i problemi, ci sono le malattie, queste cose non possiamo fare. Realizzare un video è abbastanza difficile. Possiamo rimettere al più grande. È un percorso che difficile a livello di tempi, più o meno, che comunque noi ci abbiamo impiegato circa 2 giornate intere. È chiaro che comunque, come ogni cosa che la si fa con certi, diciamo, con certe, ecco, con una certa professionalità, ha dei costi, che io ringrazio la mia famiglia, mi sostiene sempre, che purtroppo, più che purtroppo, che comunque... Ragazzi, notate come Lorenzo ha questo riconoscimento e questa umiltà, perché senza l'umiltà, ragazzi, non si va avanti, perché non dobbiamo accantonare sempre con la parola del non sai chi sono io, così umilmente studiando si stanno avendo dei bei risultati, che adesso, poi passata la maturità, avremo il piacere, speriamo un giorno, di vedere un concerto vero di sì, Lorenzo. Magari qui in piazza, anche se qualcosa hai già fatto con qualche gruppo, con qualche cover che ti accompagnerà, qualche band, diciamo, stiamo iniziando a farla, poi purtroppo per i problemi ragazzi vi lanciamo anche un appello, che chi è interessato magari può contattare Lorenzo, e vogliamo farlo certamente a San Buceto, perché come che porti fortuna alla lunga e bella carriera di Lorenzo. Com'è andata la tappa del di cui ho sentito parlare, dove hai partecipato, di quella manifestazione che ha organizzato, credo, il comune all'interno della nostra sala in piazza lì? Ok, allora. Hai avuto un buon riscontro? Allora, è piaciuto? Sì, senza dubbio. E, diciamo che già sono state perseguite delle iniziative da parte del comune per quanto riguarda delle esibizioni in piazza. E sarà fatto anche 2 anni fa, se non ricordo male, e sì, anche quest'anno a Natale del 2014, quindi dell'anno passato, e sì, mi sembra poi non ce ne sono state altre occasioni. E io ho partecipato a tutte queste, e quest'anno sì, l'abbiamo fatta all'interno della scuola civica, a causa del maltempo. Il progetto iniziale era farla proprio in piazza, ma a causa del maltempo è stata realizzata all'interno della scuola civica, e devo dire che è stata un'ottima occasione per poter cantare, per poter me, come tanti anche altri cantanti che hanno partecipato a questa iniziativa. Piero, mi viene da fare una domanda. Lorenzo, cosa pensi tu in questo periodo specifico di questi talent scout tanto blasonati in TV, queste reality dove si presentano tanti ragazzi e poi su 1000 10 ridono e gli altri piangono? Allora, io sì, questa cioè, è una cosa domanda... pensi? Ti è mai passato per la testa di dire papà, mamma, vorrei fare un provino a X Factor, faccio un esempio, oppure The Voice, oppure qualche altra cosa per lanciarti nel mondo della musica, che magari ha bisogno di chi cura tutta l'ambaradan, faccio un esempio, Mogol, no? Come c'è quella cosa per i ragazzini, io canto. Certo. Cosa pensi di questa cosa qua? C'è un giro un po' più di complesso, Oppure è tutta una cosa naturale, nature? Allora, volevo il tuo parere allora, su come viene visto il talento,
così adesso è buttato così forte sulla TV, che entra così forte. Allora, tu mi hai, diciamo, mi hai rivolto più domande in questo grande sì. periodo che mi hai fortunato. Allora, io diciamo non parlo da novello, da novellino in questo ambiente, perché io ho già fatto dei provini per X Factor 2 anni fa, per The Voice quest'anno, e avevo anche raggiunto un buon risultato a The Voice, purtroppo per delle problematiche. No, mi fa piacere non... saperlo. Questo. Cosa pensi di questi prodotti? Cosa appelle? Cosa hai notato? Che ambiente hai trovato? Allora, io diciamo sono leggermente di parte, nel senso che preferisco molto di più The Voice ad X Factor, e anche per noi ignoranti, trovato... noi ignoranti prendiamo atto, perché non essendo del settore, del settore ci mettiamo anche noi a dire, insomma, a questo punto Lorenzo ci sta dicendo che si è trovato a suo agio in questa trasmissione The Voice, che The se Voice non erro adesso ci sono anche Facchinetti, Francesco Facchinetti, il padre, papà, insomma persone di spessore, c'è stata la Carrà, la grande Raffaella. Ti volevo porre questa domanda. Così, a pelle, qual è la zona più bella di San Giovanni Teatino secondo te? Cos'è che ti piace di più di questo comune? Ragazzi, da The Voice siamo arrivati a San Giovanni Teatino. Ma per una parentesi. Una parentesi che fa... che gli è venuta a Piero, perché Piero ha questi momenti dove... l'amore per San Giovanni Teatino, per San Buceto. Secondo me la parte più bella che ora il paese possa offrire è la nuova piazza. La nuova piazza. Io credo questo, sì sì. È una piazza bellissima, ampia, e comunque con... utilizzabile, io per esempio, utilizzabile anche per delle belle comunque manifestazioni, ho fatto anche dei concerti, ho visto, davvero bella. Uh-huh. Come è stata realizzata e... sì, sì, io poi anche mi ricordo ogni estate, io in genere quando la sera esco porto un pochino a passeggiare il mio cagnolino. Che bello. Veniamo qui che in piazza bello. E vediamo appunto tutte queste persone che giocano con i bambini, con gli altri cani. Ma soprattutto quello che mi colpisce più della piazza di San Buceto sono le luci che sono al di sotto delle poltrone. Come notate, Lorenzo è un artista. Nota i particolari, quelle cose che rendono diverso tutto. Ma e cosa gli per diventare una grande città, ecco, cosa ci manca? Cosa ti piacerebbe che arrivasse? Lorenzo, che per fare quel salto di qualità, di dire wow, sono una città dove non voglio andare a Pescara questa sera. Mi accontento della mia passeggiata del mio comune. Un cinema, un parco giochi. Una specie di cinema già è presente all'Ipercop, se non sbaglio, cinema sotto le stelle. L'estate, sì, una rassegna. Sì, sì, sì. Purtroppo non ce l'abbiamo al chiuso, esatto. Ecco, però non sarebbe male, vero? Un bel cinema dove andare a vedersi una bella teatro, cinema teatro. Sì. Anche io sono del parere di Lorenzo. Sì. È cultura, hai dove rimanere con gli amici a sé e rimani nel tuo paese. E penso che io quoto in pieno anche questa cosa che ti dicevo l'altra volta, Piero. Un centro commerciale di meno. È un centro. Io mi dissocio, non l'ho pensata e non lo dico. A me va bene tutto così, va benissimo. Va bene. Io sarei io più per la cultura che per l'apertura di un altro centro commerciale, senza nulla togliere. La cultura, sempre, sempre la cultura, in questo contesto, un teatro cinema. Ci aggiungerei anche una sala giochi, un bowling. Mi voglio allargare e mi appello a qualche buon imprenditore di buon cuore che magari vuole investire, perché ricordiamoci che se non investiamo su un ragazzo bravo, educato e talentuoso come Lorenzo, 19-20 anni, cosa ci rimane, Piero? Investire su quelli che ne avranno 90. Su quelli che avranno 90 e stanno a giocare a 3-7. Col morto. Ok, comunque, bando alle ciance, torniamo a Lorenzo. Questo comune, cioè comunque casa tua, i tuoi giochi, i tuoi ricordi, un giorno potranno essere ispirazione per qualcosa artistico? Oppure la vita familiare non va toccata, secondo te? Allora, il ricordo, secondo me, è chiaro che possa essere di ispirazione per un futuro progetto, per un futuro brano. E più che altro quando poi si arriva ad una certa età, che so, una maturità, quando si raggiunge una maturità maggiore, intorno ai 30-40 anni, il ricordo nostalgico dell'infanzia, dell'adolescenza, penso che possa ispirare molte opere. Bellissima risposta, molto profonda. Vorrei fare una domanda a Lorenzo. Lorenzo, quanto incidono gli stati d'animo in un artista quando deve interpretare? Oppure sono fondamentali.
quella canzone che ti viene scritta, non te la senti tua e chiedi se può essere modificata, che non la senti per Lorenzo, perché allora, sì, parliamo di una persona sensibile in primis. Sì. E diciamo che in questo mondo, nel mondo del canto, della musica in generale, ma anche del teatro, diciamo delle arti in generale, gli stati d'animo sono fondamentali. Vedi per la buona riuscita di un progetto, perché lui deve comunicare il pathos, tutto quello che se non lo sente sua la canzone, io penso che non verrà mai fuori quello che Lorenzo vuole comunicare con il suo timbro di voce. Il personaggio TV che ti sta più antipatico nei vari reality che ci sono, o magari hai avuto modo di conoscere, quello che appelle, e tu gli diresti: ma che stai a di quando parla? Se non vuoi fare il nome, ce lo dici poi in separata sera, ma meno simpatico, insomma. Però mi viene in mente il personaggio più senza dubbio più simpatico. Ah, il più simpatico, vabbè. È molto diplomatico, Lorenzo. Bravissimo. No, però mi viene in mente, secondo me, Luciana Littizzetto. Fantastica, un genio. Quella donna. Un genio della comicità e dell'ironia. Ah, se non erro, è una professoressa di... Lei non lo so. È conservatorio. Lei è diplomata in pianoforte. Ed è anche laureata in lettere, se non sbaglio. Abbiamo una donna di notevole cultura. Sì. Volevo fare una domanda a Lorenzo. Lorenzo, qual è il cantante che tu adesso, anche nei tuoi trascorsi, anche se sei giovane, ti emoziona quanto lo ascolti? E dici: mamma mia, mi devo fermare con la macchina perché mi sta facendo emozionare. Prima della sua risposta io darò la mia: Fabrizio Giardinelli e i suoi karaoke. Scusate, non lo conosco, comunque salutiamo Fabrizio Giardinelli. Ma che fa, il giardiniere? No, assolutamente è una bellissima persona. Prego. A me in questo momento il cantante che mi emoziona di più è Marco Mengoni. Marco Mengoni, la canzone Il Guerriero. Più che Guerriero, quella che ha fatto a Sanremo, Esseri Umani. E comunque grande talento, uscito, se non erro, anche da un X Factor. Ragazzi, che dire? L'augurio che un oggi domani ti vedremo. L'augurio veramente di fare a Lorenzo di poter approdare a un X Factor, a un The Voice, nello specifico The Voice, perché lui ci si è trovato bene. Però ragazzi, volevo chiedere a Lorenzo, rivolgendoti ai ragazzi della tua età, cosa consigli ai genitori dei ragazzi della tua età, a chi vuole intraprendere la tua carriera ed ha innanzitutto le tue qualità, al tuo talento? Dai un consiglio a questi ragazzi che magari dicono: no, mi chiudo in cameretta, non ce la farò mai, io lascio tutto, getto la spugna e farò l'operaio, farò qualcos'altro. Allora, dai un consiglio a questi ragazzi, tu che già ormai hai intrapreso. Ho appena iniziato. Però diciamo, ti sento deciso che credi fortemente in questo tuo progetto. E questi ragazzi che magari sono un po' titubanti o hanno paura in questo paese, ecco, di come dire, si affronta la come paura? Si affronta come la paura di dire: non ce la farò, non vado a un provino, ho paura che mi giudico. Sono i genitori che ti stimolano, casomai, anche ti danno forza. Anche quello, però. Quindi allora, i genitori devono stare vicini al primo posto, secondo posto, lo studio, l'impegno? L'impegno, ovviamente, lo studio. La tenacia. Assolutamente, io credo che comunque non bisogna mai abbandonare la speranza e bisogna sempre proseguire dritto, anche se è chiaro che la vita ci pone davanti a degli ostacoli. Lorenzo, posso farti una domanda un po' piccante? È mai successo che qualche parente, qualcuno ti abbia detto: ma Lorenzo, ma lascia perdere, fallo come passatempo e magari poi ti laurei e ti fai una posizione diversa? La mia famiglia è sempre tutta la mia famiglia. No, magari qualche altro amico che diceva: ma Lorenzo, è una carriera che non ti dà delle garanzie, non ti dà delle sicurezze, che magari ti forviava per altre cose. Ti è accaduto di fare queste chiacchierate con amici che dicevano: fallo come passione, ma non ti rivenderà mai il tuo punto cardine? Ti ricordi, no, quegli amici? Allora, c'ha degli amici in gamba, perché talvolta capita che certi di sono. Allora, li salutiamo i tuoi amici? Chi sono i tuoi migliori amici? Abitano qua a San Buceto? Non sono i San Buceto. Salutiamoli, però. Però salutiamoli lo stesso. I migliori amici di Lorenzo. Allora, io ho tre mie grandissime amiche, che sono Silvia Montanaro, Stefania Luciani e Giulia Di Matteo. Ragazzi, vi salutiamo. Ecco, io avevo paura che tu dicessi che fossero donne le tue migliori amiche, perché poi Marco magari potrebbe... No, ragazzi, sono single, la saluta, per il momento, e mi ci voglio stare un altro po' di tempo, perché è stato chiusa una situazione un pochino
va bene, particolare. Particolare. Allora, io lascio la parola per salutare Lorenzo. Hai 60 secondi di tempo, vuoi dire un buon saluto, qualcosa Lorenzo, di bello. Invita i tuoi prossimi fan, perché mi auguro che ce ne saranno tanti. Speriamo. E cresceranno. È un invito tuo a auto... autopromozione, lanciare a vedere quello che sta per arrivare a luglio, incrociando le dita, come dicono, prego. Allora, che dire, vi saluto e vi ringrazio e spero che troverete, che comunque troverete piacevole e bello il mio prossimo progetto musicale, che come appunto abbiamo appena ribadito, se tutto andrà bene, speriamo uscirà a luglio. Incrociamo le dita e sicuramente sarà un successo. Speriamo, e che dirvi, buona vita a tutti. Grazie, è stato gentilissimo. Ricordiamo Lorenzo La Torre, un interprete musicale, seguitelo e non abbiate timore, ragazzi, nel credere nel vostro talento e non tirate mai indietro, perché dovete sempre credere che se una cosa la volete, la potrete anche ottenere studiando, dedicandovi al vostro talento e cercando sempre di non mollare e non farvi perdere d'animo ascoltando magari gente disfattista oppure gente che dice ma no, non lo fare così, perché ci sono anche delle negatività, delle gelosie. Allora salutiamo il nostro pubblico, i nostri ragazzi, amici, le persone che ci mettono mi piace sulla nostra pagina, chi ci segue, chi ci vogliamo dice continuate bene, quindi grazie a tutti e voglio salutare la signora Bucciarelli Angela con un grande bacio, mi hanno detto che è una nostra fan e quindi a questo punto un arrivederci a presto, ragazzi, un eventuale arrivederci a presto prossimo per la prossima nostro ospite. Un abbraccio a tutti, un bacione.